Bentrovati a voi tutti ad un nuovo appuntamento con Insieme Oltre 2000. Quest'oggi la nostra attenzione è dedicata al mondo dei giovani, ma perché no anche agli adulti, raccontando in particolare l'esperienza di Spazio Label, il centro educativo ricreativo che si trova nel comune di Belluno, che opera da tempo ormai all'interno del territorio. Tanti servizi, tante le progettualità che vengono offerte alla popolazione, ne parliamo con le nostre ospiti, tutte donne oggi, quindi un trionfo femminile. Presento Alessandra Conti, che è psicologa e coordinatrice dello Spazio Label, ben trovata. Grazie. Accompagnata da Patrizia Garna, che è psicologa e operatrice all'interno dello Spazio Label, ben trovata. Grazie, ben trovata. Cominciamo questa nostra chiacchierata piacevole partendo da lei, Alessandra Conti, nel suo ruolo appunto di coordinatrice di questa realtà, per spiegarci innanzitutto un po' meglio come nasce Spazio Label, come si costruisce l'attività che offre alla popolazione. Partiamo da qui. Allora, Spazio Label è un centro educativo e ricreativo che appunto si trova a Borgo Pra, Belluno. È un centro del comune che in appalto con la cooperativa CSSA, con la quale operiamo, tratta proprio di servizi educativi dedicati ai giovani, in particolare dopo scuola, quindi per le scuole medie e le scuole primarie, e servizi dedicati a ragazzi con disturbi dell'apprendimento o bisogni educativi speciali, tra le quali anche le difficoltà attentive e di iperattività. E poi abbiamo proprio servizi dedicati alle famiglie e agli adolescenti come servizi di consulenza psicologica. Inoltre Spazio Label offre anche la possibilità di affittare i propri spazi a tutte le realtà del territorio, come associazioni o liberi professionisti, che vogliono proprio attivare le loro attività all'interno del nostro centro, avere uno spazio dove svolgere, insomma, Le proprie attività. E anche questo è importante, perché tenendo conto le difficoltà dal punto di vista abitativo o comunque delle strutture sul territorio. Sicuramente una risorsa. Esatto, e poi comunque le tariffe anche sono molto accessibili in quanto è uno spazio comunale e quindi è possibile offrire proprio una variegata gamma di attività utili proprio alla cittadinanza tutta. Di recente c'è stato l'Open Day. Esatto. Sì, l'Open Day è servito proprio per aprire le nostre porte alla popolazione, far conoscere tutte le nostre attività, sia quelle che offriamo proprio come operatrici e psicologhe dello Spazio Label, sia quelle che ospitiamo, e quindi laboratori per bambini, sia di arte, per esempio pittura, riciclo, come laboratori invece più puntati sulle attività di teatro, musical, e anche progetti innovativi che riguardano per esempio l'apprendimento delle lingue straniere. In particolare a breve marzo partirà un progetto a cura della docente Tiziana Lorenzet, proprio con un metodo innovativo per imparare l'inglese e approcciarsi all'inglese, che è il progetto Emozioni, imparare l'inglese tramite Learning by Feeling and Doing Together. Quindi qualcosa che sfrutta proprio le emozioni e la gentilezza e il lavoro cooperativo per i ragazzi per apprendere proprio la lingua inglese. E questo penso sia sicuramente anche di grande attualità, visto comunque il periodo difficile che in particolare i nostri giovani hanno vissuto con l'emergenza pandemica. Cioè bisogna fare proprio un lavoro particolare sulle emozioni. Esatto, nasce proprio con questa idea, da questa esperienza, e quindi la necessità di riportare i ragazzi ad un ruolo cooperativo e di anche condivisione delle proprie emozioni, sia belle che brutte, in questo caso attraverso l'inglese, e quindi una lingua comunque universale, insomma internazionale, molto importante proprio per i ragazzi e anche per il loro futuro. Come è andato comunque questo Open Day? L'Open Day è andato bene, abbiamo avuto comunque diversi partecipanti per tutte le attività, che erano molte, dedicate appunto sia agli adulti che ai bambini e anche agli adolescenti. E abbiamo avuto comunque anche la presenza dell'assessore Olivotto, che è venuto a trovarci, e quindi ci ha fatto molto piacere poter insomma far vedere, far conoscere la nostra struttura a nuove famiglie, a nuove insomma cittadini che magari non conoscevano proprio la nostra realtà. Ritorniamo un attimo a ragionare anche sui giovani che possono avere necessità di un aiuto particolare, no? I giovani magari con disturbi specifici dell'apprendimento
appunto lei citava prima la questione dell'attenzione. Certo. Ecco, avere un supporto di un docente che affianca il giovane sicuramente è un aiuto per le stesse famiglie. Certamente, anche. È importantissimo, infatti l'abbiamo visto in questi anni, il Centro Label comunque è attivo da 10 anni ormai, dal 2013. E quindi sono 23 anno speciale. Esatto, è il decimo alla decade. E, i servizi sono sempre cresciuti, si sono differenziati, siamo partiti proprio con un primo servizio dedicato solo ai disturbi dell'apprendimento, dopodiché proprio in base alla rilevazione dei bisogni del territorio, le stesse richieste delle famiglie, della scuola, si sono diversificati e quindi sono nati dei servizi specifici per bisogni educativi speciali e appunto, come citava, per le difficoltà attentive di iperattività. Questi poi servizi hanno anche in contorno, diciamo, altri percorsi dedicati proprio alle famiglie, ai genitori di questi ragazzi, che hanno bisogno anche loro di un supporto, di capire meglio quali sono le difficoltà dei ragazzi, ma anche quali sono i loro punti forza, che è fondamentale. Ecco, su questo possiamo coinvolgere Patrizia Garna, psicologa che opera proprio all'interno di questo spazio, forse per aggiungere a qualcosa che Alessandra Conti già accennava, cioè questo attenzione anche ai genitori, questo lavoro in sinergia, diciamo, a tutto tondo con la famiglia. Sì, esatto, come diceva Alessandra, con il tempo i nostri servizi si sono sempre più specializzati e sempre più focalizzati su quelli che sono realmente i bisogni dei piccoli, dei medi, dei grandi, io dico sempre, e in questi grandi comprendiamo anche le famiglie. Il nostro lavoro sarebbe un lavoro a metà se non trovassimo la collaborazione non solo dei nostri utenti ma anche delle loro famiglie. Quando all'interno di una famiglia, di un nucleo familiare si palesa una difficoltà specifica come una difficoltà di apprendimento, di attenzione, di iperattività, il che sfocia spesso in adolescenza anche in disturbi del comportamento e dell'autocontrollo, la famiglia tutta va in difficoltà, non possiamo identificare solo il figlio come portatore, no, della difficoltà, tutto il nucleo familiare in qualche modo va in difficoltà. Quindi nel tempo abbiamo cercato di proporre dei percorsi che fossero non solo di consulenza come spazio famiglia-adolescenza, che dà proprio un primo assaggio attraverso un professionista specializzato di quello che il territorio può offrire come supporto, come sostegno e come cura e presa in carico, diciamo così, della famiglia. Dedicato alle famiglie e ai genitori, ma anche ai ragazzi che si possono rivolgere anche in piena autonomia, chiedendo ovviamente ai genitori il permesso di accedere. E poi abbiamo cercato di attivare, stante le risorse, una serie di percorsi specifici di supporto come i training autoregolativi, per esempio, che sono specificatamente dedicati ai bambini e ai ragazzini con disturbo dell'attenzione, con iperattività o disturbi dell'autocontrollo e del comportamento, e sempre noi associamo anche dei parent training che possono essere svolti sia in forma individuale di coppia come anche in gruppo. Quindi abbiamo avuto in questi anni una serie di gruppi di parent training e la forza del gruppo è proprio quella di autosostenersi, automotivarsi, mutualmente aiutarsi genitore con genitore, perché sicuramente la solitudine è l'effetto peggiore che queste caratteristiche di funzionamento dei figli portano, no? Il sentirsi gli unici genitori ad avere quel problema lì, quella difficoltà lì. Non è così, siamo in tanti ad avere delle difficoltà. Io dico sempre che il mestiere più difficile al mondo è quello di genitore, ed è un mestiere che non finisce mai, dura per tutta la vita nel momento in cui diventiamo genitori, ma non siamo dei e non dobbiamo essere degli dei. Siamo umani e quindi abbiamo le nostre difficoltà. Certamente si possono rivolgere anche le famiglie che non hanno nessuna particolare diagnosi o particolare difficoltà accertata. Ecco, bene ribadire anche questo, infatti, comunque. Certo, sì, si possono rivolgere tutte le famiglie, anzi in questi anni abbiamo cercato di attivare anche dei percorsi di prevenzione
per la genitorialità, che non sono dei parent training, ma sono dei corsi di parent education, quindi un percorso dedicato a coloro che sono appena diventati genitori o desiderano diventare genitori e vogliono un po' allenarsi ad essere dei genitori più attivi e più efficaci, tanto più dopo tutte le difficoltà che sappiamo bene aver passato tutti quanti. Ecco, infatti molto interessante capire anche questo dal suo osservatorio privilegiato Garna e dalla sua profonda esperienza in questo campo. Come vede i nostri giovani, gli studenti anche che vengono al centro da voi, come sono ritornati a frequentare l'ambiente scolastico? Con tantissime difficoltà, sono estremamente in difficoltà. Sono in difficoltà perché purtroppo la didattica a distanza ha impedito l'apprendimento profondo che avviene solo attraverso la relazione sociale. Quindi non si attivano purtroppo attraverso gli schermi alcune aree sensoriali, cerebrali, che permettono l'acquisizione solida, profonda delle conoscenze, che è veicolata solo ed esclusivamente attraverso una relazione umana. Noi siamo umani e per imparare abbiamo bisogno di un altro umano. Certo, noi ci possiamo istruire, addestrare anche da soli, da autodidatti, diciamo, ma quell'apprendimento è limitato, è limitante. Io sempre più accedono i ragazzi proprio per difficoltà scolastiche. C'è stato un aumento esponenziale dei disturbi d'ansia e di attacchi di panico proprio in giovane età e anche proprio legati queste forme d'ansia scolastiche, quindi proprio legate alla scuola. Stanno facendo molta fatica a riprendere i ritmi i ragazzi, non solo i ragazzi, anche noi adulti stiamo facendo fatica, e sicuramente c'è bisogno di una maggiore attenzione e cura della relazione a scuola. Dall'altro lato comunque riscontriamo l'entusiasmo, la gioia, vero, nei nostri ragazzi loro di essere voglia di nuovo con i propri compagni di classe e coetanei. Assolutamente sì, se faccio una fotografia ai nostri servizi di supporto dopo scolastico, diciamo, loro vengono ancora più volentieri rispetto a pre-pandemia. Con noi si sentono al sicuro e hanno modo di riappropriarsi di quelle abilità sociali, di relazione sociale che naturalmente la pandemia ha impedito. Però stanno facendo molta fatica ad andare a scuola, stare a scuola, sono inquieti, ecco, trovo che ci sia una bella dose di inquietudine, come se avessero perso i propri riferimenti e facessero più fatica a rientrare, diciamo, nelle regole, nei codici. Ecco, considerazioni che devono far riflettere quelle che ci ha consegnato in questo momento Patrizia Garna. Le conclusioni le affidiamo invece ad Alessandra Conti, abbiamo detto coordinatrice di Spazio Label. Che cosa quindi si sente di dire Alessandra per concludere questo ragionamento tutto tondo che abbiamo fatto sull'attività di Spazio Label, e soprattutto le chiedo anche, c'è possibilità di iscriversi per chi appunto stesse seguendo la nostra intervista? Certo, lo Spazio Label è sempre aperto, cioè noi lavoriamo comunque tutto l'anno e quindi le iscrizioni sono aperte, ovviamente alcuni servizi vanno a calendario scolastico, però noi teniamo aperte le iscrizioni sicuramente fino a marzo per tutti i servizi. In più in primavera partiranno appunto delle nuove proposte, tra cui quella che ho citato, insomma il progetto Emozioni per l'inglese, ma anche altri progetti per esempio molto interessanti in collaborazione con altre associazioni per quanto riguarda proprio l'utilizzo del teatro nella condivisione, nell'anche espressione delle emozioni profonde degli adolescenti in collaborazione con noi psicologhe del Label. E quindi vi aspettiamo numerosi, le nostre porte sono aperte e speriamo che in tanti ci vengano a trovare. Benissimo, allora noi abbiamo concluso così questa nostra piacevole conversazione con Alessandra e Patrizia. Ovviamente abbiamo dato solo una veloce infarinatura, poi per ogni riferimento si possono contattare direttamente le esperte di Spazio Label. Grazie quindi per quanto ci avete detto, quanto avete condiviso con noi, e buon lavoro per le vostre attività. Grazie a voi dell'invito. Grazie.
A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci!